a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video makeup per quanto riguarda Astra. Sapete tutti l'ordine che ho fatto da Astra e quindi volevo provare assolutamente tutta la nuova linea che avevo acquistato della Pure Beauty. Quindi iniziamo subito nel fare il makeup. Io ho messo tutto l'occorrente per fare una full face per quanto riguarda Astra e quindi iniziamo. Allora, ovviamente utilizzeremo la palettina, ma prima dobbiamo mettere un primer o un correttore sugli occhi e io utilizzerò proprio il correttore di Astra nella tonalità 01. Voglio fare un make-up semplice, non voglio fare niente di che di particolare, ma volevo assolutamente provare la palettina. Quindi andiamo subito a utilizzarla. Allora, visto che ci siamo, che ho un po' le labbra un pochettino screpolate, metteremo il Juicy Lip Oil, ovviamente di Astra. Proviamo. Ancora non l'avevo nemmeno provato. Ella. Proviamo. Ovviamente è un trattamento, credo, perché cioè, è tipo solo olio, non lo so. Comunque. Allora, iniziamo col mettere gli ombretti. Ovviamente ho detto che utilizziamo questa qua, la Pure Beauty. Quindi, visto che non c'è lo specchietto, la possiamo anche mettere come vogliamo. Allora, io andrei a mettere proprio un colore scuro e utilizzerò questo o quello più scuro, non lo so. Forse meglio quello un po' più chiaro, perché ho paura che poi mi viene tipo troppo scuro. Allora, vediamo, applichiamo il facciamo il colore più scuro e lo mettiamo come ombretto da sfumatura. Quindi prendiamo questo qui che è leggermente più scuro e andremo a fare una sfumatura alta. Ovviamente la sfumatura la dobbiamo fare dove abbiamo l'osso per far sì che alzi di più l'occhio. Poi, allora, io andrei a mettere anche questo qui proprio per sfumare un pochettino i colori. Lo metto qui. E visto che non abbiamo utilizzato nessun primer, visto che non abbiamo utilizzato nessuna cipria, io direi di riprendere lo 01 e di fare una specie di cut crease per evidenziare un pochettino gli ombretti che poi andremo a mettere. Io direi sempre su questa tonalità, perché non lo so, vorrei mettere o questo colore qua o questo, però forse questo è troppo banale come colore. Adesso quindi datemi un consiglio, cosa mettiamo? Io proprio vorrei mettere questo, mi piace tantissimo questo qua, metterò questo. E lo metterò proprio con il pennello che abbiamo utilizzato per il correttore. Vediamo come viene. Mamma, è bello sto colore. Molto molto bello, mi piace. Di norma dicono di applicarlo con le dita, ma a me non mi piacciono le cose applicate con le dita. Però è molto bello. Molto, cioè molto bello.
Adesso però li voglio applicare anche l'altro colore accanto. L'altro colore accanto. Ora ve lo faccio vedere. Allora, adesso siccome mi piace troppo, vado ad applicare anche questo, però quasi alla fine dell'occhio, per diciamo attaccare, arrivare fino all'attaccatura, questa parte qua, che è molto molto bella. È una cosa particolare. Allora, sempre perché il malva è nel mio cuore, andrò a mettere questo nella parte interna per sfumare e dargli un tocco di rosa, perché io no, se no non mi ci vedo. Nel frattempo sfumo i due, diciamo, ombretti. Piace e poi lo metterò anche nella parte di sopra, proprio qui, per sfumare. Questi colori si sfumano benissimo, devo dire. Allora, prendo il colore che ho messo, questo. E voglio applicarlo direttamente col dito per vedere, sì, un po' di luminosità in più. E sì, la dà questa luminosità. Devo dire che... No, potevo utilizzare anche gli ombretti in crema che avevo preso. Mannaggia, me lo sono dimenticato. Vabbè, li utilizzerò la prossima volta. Allora, invece per quanto riguarda questo colore molto molto chiaro, lo metterò proprio all'inizio dell'occhio. Vediamo come viene. Proprio all'inizio. Bello. Mi piace. Molto bello. Allora, adesso abbiamo le matite della collezione. Allora, andiamo a prendere le due matite della collezione e io direi di mettere il marrone. Io non l'ho mai messo il marroncino dentro l'occhio, voglio provare come mi sta e proviamo ovviamente il marrone. Perché molti hanno detto di metterlo. Dicono che è bello il marrone dentro l'occhio, quindi. Devo dire che non è niente male. Allora, piego le ciglia e vado a mettere il mascara. Io adoro questo mascara, sinceramente, mi piace tantissimo come mi fa le ciglia. Cioè, guardate le mie ciglia adesso. E queste sono le mie ciglia. Cioè, adesso vado a mettere la crema e il correttore e ci vediamo tra pochissimo perché non ho né crema né correttore, cioè non ho né crema né contorno occhi per quanto riguarda Astra, quindi ci vediamo dopo. Allora, ho messo la crema e il mio contorno occhi, ho messo sempre queste qui di Sephora, come vi ho fatto vedere negli altri video. Allora, per quanto riguarda il primer viso, c'era un primer per quanto riguarda la Pure Beauty, ma io non l'ho voluto prendere perché ho già questo qui di Astra che mi trovo benissimo e poi era per quanto riguarda i rossori. Io non ho rossori, quindi non l'ho voluto prendere e metterò questo qui ovviamente di Astra.
Poi andiamo al fondotinta. Ho preso il Soft Matte Foundation. Spero che la colorazione sia giusta, ma la proveremo ovviamente insieme. Faremo sempre la prova, vediamo se la spugnetta è pulita. Sì, è pulita. Allora, farò sempre la prova pennello da questo lato e il fondotinta da questo lato. Ve li farò vedere direttamente qui perché non farò un video a parte, perché ovviamente essendo che faccio una full face direttamente per quanto riguarda Astra, ve li faccio vedere direttamente qua, non... però la metterò nella playlist perché vi ho fatto una playlist per quanto riguarda applicazioni, fondotinta, colori eccetera eccetera. Adesso lo apriamo perché è sigillato. Vi ho fatto la playlist così se dovete andare a vedere per quanto riguarda i colori o riguarda altre cose per i fondotinta potete direttamente guardare la playlist e non gli altri video. L'ho fatta proprio per aiutarvi per quanto riguarda i fondotinta e poi a seguito ci saranno dei video che vi specifico poi più in là. Allora, andremo a fare questo lato con il pennello. Utilizzo questo qui di Revolution Pro. Il colore sembra giusto. Buono. Profumo buono. Allora, di coprire, sinceramente, non... qui c'ho un brufolo. A me piace come coprenza, è una coprenza bassa, ma mi piace. Proviamo con la spugnetta. Lì lo vedete chiaro, però io qui lo vedo identico al mio viso, sinceramente. Qui nello specchio lo vedo identico, ma nel monitor della fotocamera lo vedo molto chiaro. Forse un pochettino si ossida leggermente. Lo sto utilizzando anche come correttore, proprio per vedere la coprenza. La spugnetta non è proprio umida, l'ho lavata ieri, quindi non è umida. Quindi credo che sia proprio anche per questo che non rilasci bene. Forse la dovevo bagnare un pochettino. Come colore ci siamo. Sì. Ne ho messo troppo. Allora, sinceramente mi piace di più la stesura con il pennello. Cosa strana. Perché di solito io vado con il pennello e poi lo sistemo con la spugnetta. Però, cosa strana, mi piace di più l'effetto con il pennello. Lo vado a sistemare qua nel collo perché lo dobbiamo sempre mettere. Sì, devo dire che mi piace. L'effetto mi piace. Ovviamente dobbiamo vedere la durata e tutto. Adesso sto avendo prurito. Vabbè. Andiamo a mettere il correttore. Io utilizzo lo 02 di Astra. Quindi andremo a mettere questo. E poi lo illuminiamo. E vuoi vedere che il pennello del correttore io non ce l'ho in questo momento? Ovvio, utilizziamo la spugnetta. Cioè, io non lo so. Anche voi perdete i pennelli quando vi dovete truccare? E la cosa bella è che ne ho presi due. Allora, visto che è un po' aranciato come si vede, andrò a mettere la parte chiara, che di solito io utilizzo quello di Essence, perché è molto, diciamo, mi serve soltanto per illuminare
questa parte, perché mettendo il correttore più aranciato la parte si deve sinceramente un pochettino illuminare, perché sennò ci scurisce ancora di più. Adesso andremo a utilizzare le due cipre. Io le utilizzo in combo perché mi piace molto di più utilizzarle in queste maniere, in questa maniera. Allora, utilizzo sempre la spugnetta, ho fatto un mix, vedete? Sembra una cosa molto particolare, ma non lo è. E andremo a... Io la applico ora con la spugna perché la voglio tamponare, perché mi deve durare tutta la giornata. Io mi sto truccando che sono le 11:30, sì, ciao. Le 11:30 di mattina, siccome devo uscire, devo fare delle commissioni, devo andare in giro, eccetera, eccetera, mi serve che tenga tutto il giorno. Ma il profumo è una cosa sensazionale. Allora, facciamo un pochettino di baking perché devo applicare pulisco io. Mamma mia, la maglietta! Guarda che cipria! Allora, adesso andremo a prendere il colore questo qui e lo andremo a mettere nella parte di sotto. Utilizzo il pennello questo qui di Nabla, se non mi sbaglio, sì, i Poison Crease, e lo mettiamo qui nella attaccatura dell'occhio, proprio per fare un contorno che si allacci al colore di sopra. Ecco, voi che fate di bello? Avete preso qualcosa di questa linea? Vi è piaciuta? Non vi è piaciuta? Ditemi cosa avete preso. Se avete preso il primer, vi trovate bene? Io sinceramente, avendo già questo, dice sì, la palettina l'hai presa, ma la palettina è molto più versatile, si utilizza di più. Il primer, sinceramente, poi per i rossori io non ne ho, quindi mi sembra una spesa inutile. Ok, e adesso andremo a togliere il tutto. Ho tagliato un po' i capelli. Li ho tagliati, poi mi hanno fatto tipo onde. Ho tagliato la Francia, non la Germania, non l'Inghilterra, ma la Francia. Poi, per quanto riguarda il blush terra, quello diciamo sempre della linea Pure Beauty, io non l'ho preso perché avendo cioè, sinceramente non mi è piaciuto, e quindi non l'ho voluto prendere. Utilizzerò il blush, ovviamente, sempre questo di Astra, che è il mio preferito ed è lo 04 ed è un bellissimo colore, sinceramente mi piace troppo perché è un malva, malva. Sorridiamo e voilà, les je sont fait. Anche nel nasino alla francese dobbiamo mettere i blush. Poi, un'altra cosa che ho preso sempre da Astra sono gli illuminanti. Sinceramente li voglio mettere e credo che metterò al di sopra del blush proprio questo perché è molto carino, sinceramente, da mettere sopra. Vediamo come si vede. Come lo vedete? Si vede?
Si vede o non si vede? Io non lo vedo. Forse devo cambiare pennello. Allora, qui nel pennello c'è, quindi andiamo. Sì, si vede. Non dobbiamo esagerare. Non esagerate. Non si deve esagerare. E poi prenderò quello nel mezzo. Non si deve esagerare, ragazzi. Non esagerate. Allora, per quanto riguarda il viso e tutto, adesso andremo a mettere la tinta labbra. Quindi, per mettere la tinta labbra, utilizzerò la matita. Quindi, forse è meglio che andremo a togliere il lip oil. E nel frattempo anche il fondotinta. Metto la numero 46 perché poi metterò lo 02 di Astra. Quindi andiamo a contornare le labbra, ma se magari temperiamo la matita mi verrà meglio. Adesso andremo a mettere il liquid lipstick di Astra nella colorazione 02. Bellissimo. Allora, ragazzi e ragazze, il make-up è finito. Ovviamente a me piace tantissimo il fatto di aver fatto questi occhi abbastanza luminosi, mi piace perché ravviva tantissimo lo sguardo. Per quanto riguarda i prodotti, sinceramente mi sono piaciuti. Ovviamente vi scriverò tutto giù nell'info box, proprio tutti i prodotti che ho utilizzato, il colore e tutto. Per quanto riguarda il fondotinta, sinceramente in questo momento mi sta piacendo. Adesso vado a vedermi nella luce naturale e vediamo quanto ha come durata. Io ovviamente ho messo sempre le mie solite cipre, nel senso queste sempre di Astra, e sinceramente mi sono già trovata bene con le cipre, quindi non dovrei avere nessun problema. Niente, ditemi ovviamente giù nei commenti cosa ne pensate di questo make-up e ditemi se mi consigliate anche altri colori per quanto riguarda i liquid lipstick, perché sinceramente mi piace tantissimo. Questo colore proprio è fantastico ed è lo 02. Quindi la Lizzy mi ha consigliato il 12. Consigliatemi qualche colore perché sinceramente vorrei prendere altri colori. Per quanto riguarda questo video è tutto, io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!